Dovrei fare un po' di pesi. Direi un bel po'. Harry, presto, salvami! Lo so, ecco perché sono qui e perché faccio i pesi. Chiudi la bocca, leone! Non vedi che ho da fare? Grazie al cielo, era solo un sogno. Cosa era solo un sogno? Le labbra! Hai sognato delle labbra? Labbra giganti, e non le tue! Mi seguivano fra i popcorn e tu non c'eri, lasciami stare! Andiamo, Jasper, ridati i miei pantaloni! Allora, come fa ad essere invisibile? Suosa ha inventato l'anello del camaleonte che ti mimetizza con l'ambiente. Ma solo se rimani perfettamente fermo. Quindi Jasper si nasconde sul pavimento! Jasper, restituisci a Ray i suoi shorts e i jeans. Si chiamano George, amico. Sono proprio qui. Li hai indossati? Certo che sì, sono gli George più seducenti che abbia mai visto. Ecco, molto bene, Jasper. Ora sono diventati da sfigati. Me lo fai provare? Certo. Perché ti sei? C'è un pulsante sotto l'anello ed è più facile. Ehi, guardate lì! Harry sta chiedendo a Charlotte di sposarla. Non è vero! Da sposati li chiamerò i Henry. Henry non avrà mai un seguito. Ovviamente saranno gli Elliot. Hashtag Elliot. Allora, chi è il padre? Ok, sì, hai ragione. Non sono affari miei. Ehi, dov'è Kid Danger? È andato al bagno dei maschietti. Oh, meno male, fantastico. Ho portato il tranquillante. Tieni, prendi. No, non lanciarlo! Ehi, Charlotte. Ti aspettavamo. Ok, ho fatto il mio dovere e me ne vado. Cos'è stato? Charlotte è caduta nella tana del leone. Beh, brutta situazione. Ehi, perché sei salita su quel tronco? Perché mi salverò da sola. I leoni sono bravi ad arrampicarsi, sai? Davvero? Sì, e sono in grado di sentire la paura, quindi cerca di nasconderla. Non te la stai cavando molto bene. Sì, va bene, Charlotte, afferra la mia mano. Che cosa fai? Infatti, non voglio che tu mi salvi. Perché no? Perché io non voglio che poi mi baci. Cosa? Perché dovrei farlo? Già, perché? Puoi darci un minuto? Oh, bene, proprio sul più bello. Allora io vado a pattugliare lo zoo. Perché dovrei baciarti? Perché nel mio sogno l'hai quasi fatto. Ricordi quando mi sono addormentata l'altro giorno? Beh? Ho fatto un sogno ed era esattamente così. Solo che dopo avermi salvata tirandomi fuori di qua. Lo sai. Ci baciavamo? Stavamo per farlo, sì. Sì, ma quello era un sogno, Charlotte. D'accordo? Ma in questo momento stai per farti sbranare da un leone vero che sente l'odore della paura. Ed è molto affamato. Stai zitta! Scusate. È che questi sogni mi mettono a disagio, perché io non ti vedo assolutamente in quel modo. E nemmeno io. Promemoria, leone. Ma allora perché continuo a fare quel sogno? Non ne ho idea. I sogni sono strani, ok? Possiamo continuare la conversazione dopo che ti avrò salvato da... Ehi, guarda lì! C'è un cavolo di leone! Prometti che non proverai a baciarmi? Prometto, guardo dall'altra parte, ok? Prendi la mia mano, ti prego. Ok, va bene. Non sto nemmeno guardando, gli occhi chiusi, okay, va bene. Sei tu? Sì. Bene, bene. Ok. Ecco. Visto? Sei salva.
e non stiamo per baciarci. Ok, passiamo alla parte del bacio. Cosa? Non c'è nessun bacio. Stai ferma, sto cercando di tirarlo fuori. Allora vuoi che lo tiri fuori? Ma certamente sbrigati. Bene, ok? Sì, certo, forza. Ui, i tuoi denti sono perfetti. Sì, mi fanno i complimenti. Smettetela di baciarvi, c'è una crisi di sotto. Cosa? Non era un bacio. Sto cercando di tirarle fuori l'apparecchio. Sì, Piper me l'ha fatto mettere e ora è incastrato. È l'astuccio del mio apparecchio, dove l'avete trovato? Questo è il tuo apparecchio? Se era in questo astuccio, allora sì. È un po' come se mi stessi baciando. Allora, dov'è Otto? Henry è qui, Ginger! Ehi, come va? Abbiamo un piccolo problema. So che Jasper ha i baffi, voglio vederli! Ehi, Jasper, vieni! Cooper, Capitan Man, che bei baffi! Mi prendi in giro? Schwaz, ho visto i baffi di Jasper, sono belli! Ti piacciono? Sì, direi che è un maglione per labbra molto virile. Siete tutti quanti impazziti! Impazziti per i baffi di Jasper? Ti do un aumento, ragazzo. Sì! Senti, apprezzeremo il maglione per labbra di Jasper dopo. Certamente! Ma ora abbiamo un problema. Il pappagallo parlante di Piper ha scoperto che sono Kid Danger. Quindi adesso l'abbiamo nascosto perché non riveli il segreto a tutta Swellview. Ti sei cacciato in un bel guaio, amico. Sì, 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 sì. Ecco cosa ho pensato. Vado in un negozio di animali, trovo un pappagallo identico a quello che... cosa stupida! Ok. Hai bisogno di un bel clone. Cosa? Tu sai clonare? Sì. Può clonarlo. Serve una piuma? Sì. Serve una piuma. Ciao Harry, che succede? Ehi, Swaz ha clonato il nostro Otto. Aspetta. Ci siamo? Penso di sì. Dice che ci siamo. Dì a Swaz di sbrigarsi perché sta arrivando un serpente fiuta uccelli e troveranno Otto nel mio armadio e tutti sentiranno. L'allunaggio è un falso. Ehi, Otto ha smesso di dirlo. Harry è Kid Danger. Accidenti! Beh, perché non fai uscire Otto da casa prima che arrivi il serpente? Perché qui ci sono persone che reggono il telefono con l'immagine di una candela e fanno donazioni per la nuova raccolta fondi. Mi serve quell'uccello! Harry dice che devi creare il nuovo Otto. Va bene, è proprio quando dici sbrigati e clona che capitano gli errori. Ma è sicuro, vero? Hai già clonato in passato. Sì, ho clonato me stesso. Voglio dire, io me stesso ho clonato molte cose che non sono me. Schwaz, ti sei clonato? No. Sai, il modo in cui dici no mi fa pensare che sia così. Sì, è quello che penso anch'io. Sì, 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 quello no mi fa pensare che stia mentendo. Ah, un no breve è sempre vero, un no lungo significa che mente. Il clone è pronto! Cambiamo argomento! Oh, wow! È proprio identico a Otto! Sì, è questo il punto, tesoro! Ehi, è proprio esattamente identico! Più o meno, solo che non ha imparato a dire Harry e Kid Danger! Harry e Kid Danger! Harry e Kid Danger! Bella mossa, tesoro! Gente, è arrivato l'eroe! Fate spazio, allontanatevi! Guardate, il Capitan Man! E anche il vero Otto! Oh. Hai trovato Otto? Ma certo, ragazzina! Eccolo qui! Che cosa gli è successo? Sembra quasi che sia finito in un microonde. Oh, beh, sai, gli psicopatici che l'hanno rapito non l'hanno trattato molto bene. Ma quando troverò quelle persone, gliela farò pagare! Le metterò al tappeto! Ehi! Otto è tornato, gente! Otto! 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 Capitan Man! Capitan Man! Capitan Man! Capitan Man! Capitan Man! Ecco fatto! E ti dicevo, li ho convinti! Nessuno dovrà dire a Jasper o a chiunque altro che Harry è Kid Danger. Andiamo, e se ti prometto che manterrai il segreto? Questo non puoi garantirlo. D'accordo,
Perché non mettiamo Jasper alla prova e vediamo? Sì, ottimo. Di cosa state parlando? Ci inventeremo un qualche segreto succulento. Ah. E se riuscirà a mantenere quel segreto per una settimana, potremmo fidarci di lui. Cosa ne dici? Ok. Ma deciderò io il finto segreto. D'accordo. Affare fatto. Ok, va bene. Allora, quale segreto vuoi che gli diciamo? Che tu e Harry siete fidanzato e fidanzata. Allora, c'è una cosa che io e Charlotte vorremmo dirti. Ma prima devi promettere, devi giurare che non dirai a nessuno questo segreto. Non preoccuparti, so mantenere i segreti. Ce la farai? Sì, non ho mai detto a Charlotte che hai ucciso il suo pesce rosso. Cosa? Dovevi continuare a non farlo! Tu hai ucciso Nemo! Non usciamo dal seminato! Allora, noi ti confideremo un grosso segreto, ma tu devi giurare seriamente che non lo dirai mai a nessuno. Mai e poi mai. Io ve lo giuro sulla tomba di Nemo. Smettila di menzionare Nemo! Non posso credere che l'abbia ucciso! Gli ho fatto una carezza e gli è preso un ictus! Che colpa ne ho? Charlotte e io stiamo insieme! Tu? Lei? Tu e lei? Tu e lui? Cosa? Oh santo cielo, ma cos'è quello? Oh, questo? Questo è solo il secchio d'oro di Tutankhamon. Davvero? Io ho letto di quel secchio. Sembra che abbia più di 3000 anni, capisci? Ma davvero? Forte! Pensa, io lo vendo per soli $30. 30? Rimedierò $30 per domani. Potrei vendere la sedia a rotelle di mia nonna. Davvero me lo venderai? No. No! Ecco il punto. Credo che tu sappia qualcosa su Harry e Charlotte. Come, ad esempio, un segreto. Oh, Ray sta giocando sporco. Difendiamoci dalla tentazione del secchio. Già, credo che Harry e Charlotte abbiano un segreto. Credo che tu sappia qual è. E io non venderò il secchio d'oro di Tutankhamon a uno che ha dei segreti con me. Ma no, questo non è giusto. La vita non è giusta. Sai com'è spesso la vita? Come? Ingiusta. Resisti, Jasper! Sii forte! Dimmi solo quello che sai! E potrai uscire di qui con il secchio d'oro di Tutankhamon direttamente nelle tue mani sudate. Posso raccontarti un segreto su qualcun altro? No. Mia madre ruba il burro dai ristoranti! Non mi interessa. Non mi sorprende. Mi puoi gentilmente vendere il secchio? Dimmi il segreto! D'accordo, io ho ben $100 qua, se tu... Stop! Te lo vendo per $10. Soltanto $10? Ha abbassato il prezzo a $10! È troppo basso per quel secchio! Allora, lo vuoi comprare? Io non ti dirò mai il mio segreto! Non devi farlo! Harry e Charlotte me l'hanno detto nel seminterrato. Davvero? Ti hanno detto che sono fidanzato e fidanzata? No, ma lo hai appena fatto tu! Oh no! Maledizioni! Io ho ragione e voi no! Vuoi togliere l'audio? Ci sto provando!